Daniele, che è uno dei uomini dei volontari storici del festival, responsabile anche un po' della logistica e di tutto questo impianto che vediamo, di stand, di palchetti e così via. E anche tu hai contribuito, Daniele, un po' alla scelta del tema di quest'anno? Sì, assolutamente, anche perché il tema di quest'anno è stato annunciato al festival dell'anno scorso, come sempre, e quindi abbiamo già deciso e stiamo decidendo il tema dell'anno prossimo, perché subito dopo il festival di quest'anno si comincia a lavorare per l'anno prossimo. Quindi è un lavoro lungo un anno di preparazione. Un lavoro lungo un anno di preparazione, di cui voi vedete la punta dell'iceberg, che sono gli stand e la piazza, i 3 giorni in piazza, e che però coinvolge un sacco di persone, un centinaio di persone in tutto quello che c'è da fare prima, nell'organizzare gli eventi, le conferenze, e poi qui in piazza la settimana prima del festival montare il tutto. Fiducia oltre la paura, quindi l'avete pensato nel 2021, immagino con diretto riferimento al Covid. Il riferimento era quello, probabilmente quello che ci ha fatto scaturire questo tema, senza sapere che poi è un tema adatto anche ad altre realtà, perché una fiducia oltre la paura si adatta anche purtroppo molto bene al tema della guerra che stiamo vivendo in Europa. Si adatta bene al fatto che stanno arrivando e continueranno ad arrivare in Europa e da noi flussi migratori che ci fanno paura, che sono da gestire e da integrare. Quindi siete stati anche preveggenti in un certo verso. No, purtroppo è che la realtà supera sempre la fantasia, insomma, quindi è andata così.